Il vibrato è un'oscillazione ritmica dell'intonazione di una certa nota, no? In questo video parliamo di alcuni esercizi molto semplici per imparare a vibrare o per capire come destrutturare il nostro vibrato. Stiamo vibrando in modo corretto o stiamo vibrando un po' come capita? Quindi uno spunto molto facile da realizzare costruendo per gradi il nostro vibrato. Il vibrato è un'oscillazione ritmica dell'intonazione di una certa nota, no? Andiamo ad esempio da un Fa diesis, alcuni comma sopra, alcuni comma sotto. Ok, ci siamo, quindi abbiamo un'oscillazione ritmica dell'intonazione di una certa nota. Siamo tanto fissati con l'intonazione delle note, ma giustifichiamo il vibrato che cambia così tanto l'intonazione. Perché in una sala molto grande il vibrato aiuta a proiettare il suono, a veicolare il suono fino all'ultimo posto, fino al millesimo posto, fino al cinquecentesimo posto. Il vibrato è anche usato come abbellimento, proprio per il fatto che è una variazione, diciamo, ritmica della nota, melodica, se vogliamo, no? Di intonazione. È assimilabile quasi a un trillo a volte, no? Ci sono tanti compositori, tra l'altro, che avvicinano queste due tecniche. Allora, prendiamo sempre il nostro Fa diesis. Cominciamo con il secondo dito, che è quello più centrale nella mano. E senza l'arco facciamo questo esercizio ritmico. Pensiamo a delle duine di due ottavi, dito ben perpendicolare. Pensiamo di far dondolare il nostro avambraccio. Facciamo finta di portare via il violino da noi. Con questo movimento, quindi spingendo leggermente con l'avambraccio, finché le due falangi non sono quasi piatte rispetto alla tastiera. Ok, e torniamo indietro lentamente. Possiamo pure tenere appoggiato il primo dito, eh? Quindi andiamo indietro e torniamo in avanti, andiamo indietro e torniamo in avanti. Perfetto, pensiamolo in modo ritmico adesso. Quindi perpendicolare, pensiamo a questo tipo di oscillazione. Ta, 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 ta. Ancora. Ta, ta, ta. Quindi la falange ritorna perpendicolare, spinge su forza nella prima falange, con l'aiuto dell'avambraccio andiamo indietro, ci distendiamo sulla tastiera, torniamo su, su, indietro, su, indietro, su, indietro, su, indietro. Stessa cosa col quarto dito, su, indietro, badate bene che la vostra mano sia ben girata verso la tastiera, ossia, mi esprimo meglio, che il palmo sia rivolto verso la tastiera. Quindi prendiamo tutte le note della scala sul re. Facciamo 4 ottavi. Molto bene. Il prossimo esercizio sarà questo. Pensiamo a dei sedicesimi, cioè cominciamo a raddoppiare la velocità. 4 sedicesimi nella metà inferiore e 4 sedicesimi nella metà superiore. Dopodiché raddoppiamo ancora la velocità.
Adesso in teoria siamo pronti, dopo aver ripetuto questi esercizi più e più volte per ogni variazione, siamo caldi, abbiamo le falangi calde per provare a vedere cosa succede con il vibrato. Dovrebbe succedere più o meno questo, pensando di non dover più controllare, ma di lasciare la mano libera. Provate anche voi e fatemi sapere poi com'è andato l'esercizio alla fine, se siete riusciti pian pianino a smollare le falangi per cominciare ad avere un'idea di quello che sarà il vibrato. Seguiranno altri video dove parleremo di vibrato d'avambraccio, vibrato di polso e vibrato di dito.